Buonasera, benvenuti nella casa dell'altro calcio. Questa è la puntata numero 456. Grazie all'inizio subito per le persone che sono intervenute per questa puntata, vale a dire Mimiro Manelli, Buonasera. il presidente Diego Marotta del Cellarum, a Buonasera, Davide. Davide Marotta, chiedo scusa, e il mister del Folgore Acquavella, Fabio Cortiglia. Buonasera. Grazie a tutti per essere intervenuti, un grazie particolare anche a Lorenzo Picarelli che come al solito impeccabilmente ci segue dalla regia. Con Lorenzo andiamo a vedere il sommario di questa puntata numero 456 del 14° anno dell'altro calcio, dove all'inizio parleremo proprio di calcio femminile, abbiamo l'opportunità del mister della squadra maschile, però possiamo parlare anche del Folgore Acquavella che sta facendo benissimo nel campionato di calcio A5. Poi parleremo di prima categoria, abbiamo un servizio ampio e tantissima discussione. Analizzeremo il girone L di seconda categoria approfonditamente, poi l'altro girone, il girone I, e ci dedicheremo poi alla terza categoria e al campionato di promozione. Noi facciamo subito un salto per quanto concerne il campionato di calcio a 5 femminile, dove andiamo a vedere i risultati della domenica scorsa, dove la penultima giornata si è giocata. I risultati della dodicesima giornata, le gare sono quelle del 17 di febbraio. Belvedere, Golfo di Policastro 5-3, Folgore Acquavella. Felice Scandone 9 a 5, Roberto Grimaldi, Futura Salerno 2 a 8, ha riposato la capolista Giovani Tramonti, dove Giovani Tramonti ad una giornata dalla fine con 31 punti, Folgore Acquavella 28, Futura Salerno 17, poi abbiamo il Belvedere con 15, Felice Scandone 10, Golfo di Policastro 7 e Roberto Grimaldi chiude la classifica con 2 punti. Attenzione, Futura Salerno, Folgore Acquavella, questa è la gara della settimana prossima, una partitissima importante. E dopodiché Giovani Tramonti, Belvedere, Golfo di Policastro, Roberto Grimaldi, deve riposare Felice Scandone. Adesso, ad una giornata dalla fine, ci stanno 3 punti di distacco, dopo ci saranno i playoff. Comunque, possiamo parlare di un bilancio più che positivo per la squadra del Folgore Acquavella, mister. No, le nostre ragazze si stanno ben comportando quest'anno, stanno disputando un grande campionato, sono giunte all'ultima giornata con questi 3 punti di distacco che sono maturati grazie al primo scontro diretto nel girone di andata. Però si stanno assicurando i playoff e quindi se sono pronte e determinate per affrontare già i playoff, quindi anche se da seconde, poi l'ultima giornata ci dirà, però sono pronte già per disputare questi playoff. Ecco, Mimiro Manelli, Golfo di Policastro e Folgore Acquavella sono le squadre più vicino a noi per il calcio femminile ed è un bellissimo risultato perché comunque complessivamente la compagine del Golfo di Policastro, essendo il primo anno che fa questi campionati, un risultato più che positivo, comunque è arrivata al penultimo posto e se l'è giocata in tantissime partite fino alla fine cercando di portare a casa i punti importanti, però diciamo che deve crescere. Folgore Acquavella ha una tradizione calcistica per quanto riguarda il calcio femminile da anni, quindi facciamo i complimenti ad entrambi. Sì, diciamo che la Folgore Acquavella sta disputando un bellissimo campionato. Per quanto riguarda poi il Golfo di Policastro, visto che è il primo anno, si deve dare merito a tutta la dirigenza, a tutte le giocatrici che si stanno impegnando per far sì che questo campionato lo portano avanti e anche per il prosieguo per l'anno prossimo. Io volevo fare una domanda, se mi permette, Nicola, al Sì. mister dell'Acquavella. No, volevo sapere se le giocatrici sono tutte della zona, cioè sono tutte, oppure c'è qualche giocatrice che viene anche da fuori. Sono quasi tutte del comprensorio. Poi, se non sbaglio, se non erro, c'è una ragazza di Camerota, di Marina di Camerota, e un'altra ragazza di Vallo della Lucania. Poi tutte le altre sono tutte del comprensorio, del comune di Casalvelino.
Quindi come dicevate prima, sono un gruppo che comunque negli anni è cresciuto e si trovano al primo anno di Serie C2. E quindi come primo anno io non posso che fare i complimenti alle ragazze, alla Facciamo i società, a complimenti anche al mister e a tutta Mister la società. Tanzola che comunque le segue tantissimo durante gli allenamenti. Anche se loro non si allenano sul nostro stesso impianto, ma hanno un impianto un poco più lontano dal nostro campo sportivo, le seguiamo tantissimo. Anche la squadra maschile cerca comunque di seguire le ragazze come è giusto che sia. Noi ogni anno premiamo sempre una ragazza del Folgore Acquavella, anche l'anno scorso, quindi stiamo seguendo da vicino il calcio femminile come facciamo sempre e da anni. Adesso con Lorenzo Picarelli ci spostiamo al campionato di prima categoria, andiamo ad analizzare quello che è il girone F con una settimana davvero travolgente per quanto riguarda risultati e classifiche, li vediamo insieme. Le gare sono quelle della 19ª giornata del 15 febbraio, dove Atletico Pisciotta Procogliano è finita 1-0, Real Agropoli Acciaroli 4-1, Poseidon Ulicinella Prepezzanese 3-0. Gregoriana, Rofrano 2-2, Golfo di Policastro, Alfanese 3-1, Sassano, Atletico Eboli 0-1, Atletico Faiano, Sapri Calcio 6-3, ha riposato la compagine del Real Bellezzi. Per quanto riguarda la classifica c'è stato un cambiamento dove ha preso la testa della classifica la compagine dell'Atletico Eboli con 47 punti. Segue la Poseidon Ulicinella con 45. Sassano Calcio 44, Atletico Pisciotta e Faiano 37, Golfo di Policastro 26, Real Bellizzi 24, Real Agropoli 23, poi abbiamo Procogliano 22, Gregoriana 15, Acciaroli 13, Sapri Calcio, Alfanese e Prepezzanese con 11 punti, Rofrano 8, Santa Maria si è ritirata. Vediamo per il prossimo turno le gare della 20ª giornata che si disputeranno il 23 di febbraio 2020. Alfanese Real Agropoli, Atletico Eboli Atletico Faiano, Sapri Calcio Atletico Pisciotta, Prepezzanese Gregoriana, Procogliano Golfo di Policastro, Real Bellizzi Poseidon Licinella, Rofrano Sassano Calcio dovrà riposare la compagine dell'Acciaroli. Io direi una cosa, con Lorenzo Picarelli andiamo a vedere subito il servizio relativo alla partitissima, alla partita della settimana, la partita diciamo più importante per quanto riguarda il panorama calcistico territoriale, dove si è vista la prepotenza calcistica dell'Atletico Eboli che è riuscito a battere in casa sul proprio terreno il Sassano e si è preso la testa della classifica. Vediamo insieme. Benvenuti allo stadio San Giovanni Sassano, dove tra qualche istante vedrete le due squadre che sono inquadrate in questo momento, vale a dire la Real Eboli contro la compagine, l'Atletico Eboli contro la compagine del Sassano Calcio. In avanti vediamo Petrillo portapalla, lo scambio con Minnella, Minnella che prova ad entrare in area, ha incominciato a trovare un varco, Minnella il tiro e la palla in rete! 1-0 per l'Atletico Eboli quando i minuti di gioco sono 15. Adesso c'è questo pallone di Pirozzi, il rilancio in avanti verso Iacovazzo, Arpaia, Iacovazzo sta per entrare in area ed è bravissimo a chiudere Chianese e a mandare il pallone in fallo laterale. Adesso la ripartenza ancora con Montera che serve Forlano, Forlano cerca di recuperare la sfera, ci riesce, la mantiene in campo, ha davanti a sé Mirra, mette in mezzo per il tiro, grandissimo tiro da parte di Perna e il pallone che sfiora il palo. Di Maio per l'Atletico Eboli che serve Iacovazzo, Iacovazzo riesce a mantenere il pallone in campo, delizioso quando vediamo queste giocate di Iacovazzo, bravo nel mantenere a distanza due avversari, poi servire Petrillo, Petrillo lancio in mezzo, di testa Arpaia, il pallone è alto. Siamo all'inizio della seconda frazione. Spinelli ancora sul sinistro, il tiro di Spinelli di testa e il gol, ma fuori gioco
viene fischiato il fuorigioco. Esposito che prova ad impastire lo scambio tra Spinelli, Grimaldi, Pagano, Pagano, Pagano entra in area, ha davanti al portiere, lo supera e poi cerca di mantenere il pallone in campo. Superiorità numerica adesso per Arpaia, Arpaia, pallone sul piede, Arpaia entra in area, il tiro di Arpaia e il pallone che finisce alto. E l'arbitro decreta la fine. Una partita bellissima, una partita che ha risposto alle attese sia del pubblico che delle due squadre. Prima cosa che volevo dire, infatti ringrazio proprio il nostro pubblico che comunque sono arrivati numerosi da Eboli e il primo ringraziamento va a loro. E la partita sapevamo, era una partita difficile, uno scontro diretto contro una diretta concorrente. L'abbiamo vinta noi secondo me meritatamente, sia dal punto di vista del gioco, anche dei punti, perché sullo 0-1 abbiamo avuto tante occasioni per chiudere, abbiamo preso una traversa e abbiamo difeso abbastanza bene. Siamo andati in vantaggio meritatamente, secondo me, perché oltre al tiro di perna nel primo tempo non ricordo più altri tiri in porta. Ma adesso lo spiraglio che si è aperto per l'Atletico Eboli, la vittoria del campionato. Ma sicuramente, noi non ci siamo mai nascosti, nonostante anche dopo l'inizio un po' così delle prime 5 giornate dove eravamo 5 punti sotto a Sassano, 5 sotto alla Poseidon, addirittura 8 dal Pisciotta dopo 5 giornate. Adesso questa è la 13ª vittoria consecutiva, penso che carte alla mano stiamo facendo qualcosa di incredibile. Neanche io mi sarei aspettato che questa squadra avesse questo cuore, questo carattere, perché 13 vittorie consecutive mi insegnate voi anche che siete state sui campi, che non si vedono tutti i giorni. La prima parte è giocata bene, poi dopo è venuto fuori l'esperienza e la freschezza atletica dell'Atletico. Diciamo che noi abbiamo fatto la partita per giusto 10 minuti, poi c'è stato un calo evidente. Purtroppo loro sono gente, come ha detto lei, esperta e mi aspettavo molto di più. Sicuramente questa partita ci fa uscire ridimensionati perché non mi aspettavo questo tracollo fisico e mentale. Onore a loro che hanno meritato di vincere oggi contro di noi. Questo non è sicuramente il Sassano che io conosco, però purtroppo siamo venuti meno in questo scontro diretto che ci condizionerà l'andamento del campionato, perché come avete visto stesso voi, loro sono un'ottima squadra e non so dove possono perdere punti. Noi sicuramente da uomini quali siamo dobbiamo rimboccarci le maniche, ci sono ancora 10 partite e dobbiamo cercare di vincere tutte e 10. Poi se loro riusciranno a vincerle tutte, onore a loro. È svanito il sogno o si continua a sognare? Il campionato ancora è lungo, mancano 10 partite, può succedere di tutto, è male che va, andremo a fare i playoff. Allora, a questo punto praticamente si profila questo risultato, perché se si continua a vincere Sassano e Atletico Eboli e Poseidon, due faranno la finale playoff e l'altra squadra sale direttamente, perché come si profila questo? No, si è riaperta la corsa anche per la quarta, perché saranno mi sembra 8 punti. Comunque ancora è molto lunga da calcolare come andrà a finire, mancano, il campionato è lungo. Vedremo, noi continueremo, domenica andiamo a Gerro, farà un'altra brutta trasferta. Possiamo dire vittoria meritata dell'Atletico Eboli? No. Siamo stati noi a calare, prima abbiamo giocato solo un primo quarto d'ora, poi i ragazzi non c'erano proprio con la testa, metà della squadra pensava altrove e quindi quando i giocatori più forti ti vengono a mancare e non ti fanno la differenza, l'abbiamo notato a fine gara. Ecco, un presidente Ricciardone leggermente stanco un pochettino, perché magari si aspettava di più dei suoi uomini. Io voglio ringraziare sia il presidente Ricciardone che Giuseppe Ricciardone per l'accoglienza che ci fanno ogni volta che andiamo. Un grazie di cuore anche a tutti quanti quelli dell'Atletico Eboli, anche perché sul canale YouTube nostro la partita è stata vista da tantissime persone, ci fa enormemente piacere ed è bello vedere che il lavoro di mio, di Mimì, di Carmine Pecorelli e di altri venga rispettato. Questa è la cosa fondamentale. Un grazie di nuovo a tutti quanti gli amici dell'Atletico Eboli, complimenti a Mr. Mastrangelo ancora.
Intervista adesso a Francesco Davella, che ce l'ha concessa nell'intervallo della gara tra il Sassano e l'Eboli. Francesco Davella è un calciatore della Poseidon, è la terza squadra che fa parte di quel gruppetto a tre che sta cercando di ravvivare questo campionato, perché dopo alla fine avete visto ci stanno 7-8 punti di distacco, poi alla fine se Atletico Eboli va avanti ci sarà la finalissima sicuramente tra Sassano e Poseidon. Vediamolo insieme. Siamo nell'intervallo della partita con Francesco Davella della compagine della Poseidon e Lecinella. Un bel primo tempo questo qua, giocato da entrambe le squadre che sono state attente. Un Sassano nella fase iniziale, però comunque l'Atletico Eboli è una grande squadra. Sì, l'Atletico Eboli comunque ha gente di esperienza, di categoria e categorie superiori. Questa è una corsa a tre, però se, continuando così, se l'Eboli dovesse vincere oggi, penso che all'80% si aggiudicheranno loro il campionato, anche se è lunga, però diciamo, vincendo i due scontri diretti sia contro di noi settimane fa che oggi, ci metterà un bel mattoncino per vincere questo campionato. Cosa è successo alla compagine della Poseidon Lecinella in questa fase? Perché state soffrendo gli avversari, qualsiasi esso sia, anche se fate la differenza, perché poi alla fine la partita la vincete. Ma non me lo so spiegare sinceramente, secondo me abbiamo dato tanto la prima parte del campionato, adesso forse fisicamente stiamo un po' calando, però l'importante comunque è portare a casa il bottino pieno. Alla fine noi su 18 partite abbiamo pareggiato 3 partite, una l'abbiamo persa contro l'Ebolitana, persa e pareggiata con l'Ebolitana, sia andata che ritorno, quindi di conseguenza penso che comunque il percorso che stiamo facendo è un percorso importante, loro anche stanno tenendo un ottimo cammino, di conseguenza solo il tempo potrà dar ragione a una delle tre. Un grazie anche a Francesco Davella che si è messo a disposizione, un grazie particolare a tutti gli amici della Poseidon Lecinella e gli facciamo i complimenti e un in bocca al lupo. Noi andiamo ad analizzare le altre partite che un attimo velocemente a livello di gol e motivazioni. Atletico Faiano Sapri è finita 6-3, per quanto riguarda l'Atletico Faiano è l'undicesima vittoria, la quinta in casa. Per il Sapri di mister Antonino Sparaggio invece è arrivata la tredicesima sconfitta, l'ottava fuori casa. Arbitro della gara era Alessandro Pepi della sezione di Nocera Inferiore. Atletico Pisciotti invece vince in casa contro la Procogliano, una vittoria importantissima per i ragazzi di mister Michele Armida che raggiungono la dodicesima vittoria, l'ottava in casa. Mentre per il Procogliano la sesta sconfitta, la seconda in trasferta. Arbitro della gara era Adolfo Siena della sezione di Nocera Inferiore, ha segnato Cappuccio. Golfo di Policastro ha vinto 3-1 contro l'Alfanese, una vittoria questa che è la settima per quanto riguarda i ragazzi di mister Antonio Rivello, la quarta in casa. La tredicesima sconfitta invece per quanto riguarda l'Alfanese, l'ottava fuori casa. Fabio De Luca della sezione di Salerno era il direttore di gara, una doppietta di Fischina e un gol di Salomone invece per l'Alfanese, la rete di Porretti. Gregoriana Rofrano 2-2, un risultato importantissimo questo per quanto riguarda la compagine del Rofrano, sesto pari per la Gregoriana, quarto in casa, secondo pari invece per il Rofrano, è il primo in trasferta. Non ha mai vinto in casa il Rofrano, questa è, dopo ne è uno spunto per Mimì Romanelli. Emanuele Vitter era il direttore di gara di Torre Annunziata, doppietta di Sissé, gol di Pompeo e Cione. Per quanto riguarda invece Real Agropoli e Acciaroli, i ragazzi di mister Mimmo Valente hanno raggiunto la settima vittoria, tutte in casa queste vittorie. Invece l'undicesima sconfitta, la sesta in trasferta per quanto riguarda l'Acciaroli. Emanuele Cuozzo della sezione sala consigli del direttore di gara ha realizzato Siga, doppietta di Valente e gol di Rizzo. Scarpa invece per quanto concerne l'Acciaroli. Per il Sassano Atletico Eboli avete visto, facciamo i complimenti a Vincenzo Conciglio della sezione di Battipaglia che era il direttore di gara, che ha arbitrato benissimo. 3-0 invece della Poseidon sulla Prepezzanese, quattordicesima vittoria per quanto riguarda la Poseidon Lecinella, l'ottava vittoria in casa. Prepezzanese invece dodicesima sconfitta, la sesta in trasferta. Niccolò Gancemi della sezione di Sapri e il direttore di gara hanno realizzato Vivona, Abate e Volpe.
Questa settimana ci sono state 5 vittorie casalinghe, una vittoria esterna, un pareggio, 27 gol fatti. Partiamo proprio con Mimì Romanelli, io partirei proprio dal Rofrano, perché è un punto importante. Era tantissimo tempo che la compagine di mister Pompeo non muoveva la classifica, un risultato che ha permesso ai ragazzi del Rofrano di rifiatare, quindi di un pareggio in trasferta ti fa credere in qualcosa? Il Rofrano è andato a giocare sul campo della Gregoriana, lo sappiamo che il campo di San Gregorio Magno è un campo difficilissimo, visto gli ultimi risultati che sta facendo la Gregoriana. Certo, questo è un punto importantissimo per il Rofrano. Anche domenica scorsa comunque ha disputato un'ottima gara, perché è ritornata a giocare sul suo campo, cioè a Rofrano, perché prima giocava sul campo di Torrossaia. E visto che giocando fra le mura amiche è sempre con il sostegno del pubblico, del proprio paese, dà una carica in più. Certamente questo punto che è fatto domenica è importantissimo, ha mosso un po' la classifica, e sicuramente perché le prossime partite le giocheranno sempre sul proprio terreno di gioco e sarà difficile per tutti fare risultato su quel campo, perché il Rofrano conosce benissimo quel campo e per fare punti sicuramente farà i punti per cercare di salvarsi, perché l'obiettivo inizio di stagione era quello di quantomeno di arrivare di salvarsi, insomma. Ecco, questo era per quanto riguarda la compagine del Rofrano. L'altra squadra, l'Alfanese. Alfanese esce sconfitta nella gara contro il Golfo di Policastro 3-1. Una sconfitta senza attenuanti per i ragazzi di Roberto Vittorio. Sì, hanno disputato una ottima partita. Tu mi dici, beh, hanno perso 3-1, dice, non hanno disputato. No, i gol. Almeno il risultato. No, certo, dal risultato sì, però hanno disputato un'ottima partita, visto che il doppio vantaggio da parte del Golfo di Policastro è arrivato per un infortunio del portiere. Ecco, allora partire già in svantaggio di due reti comunque è sempre difficile poi rimontare. Hanno giocato un'ottima partita, hanno avuto occasioni sotto porta per raddrizzarla, però purtroppo è arrivato anche il terzo gol e poi non sono riusciti a rimettere sul binario giusto la partita. Certo, si fa difficile vista la classifica, però come per il Rofrano così anche per l'Alfanese, visto che gli obiettivi in partenza del campionato erano quelli di quantomeno di arrivare a una salvezza tranquilla. Ecco, l'altra invece, il Sapri, grossa sconfitta in trasferta contro l'Atletico Faiano, ma non sono queste le partite che il Sapri deve vincere per salvarsi, ma bensì gli scontri diretti. Sì, questo è poi andare a fare risultato sul campo del Faiano, che ricordiamoci che il Faiano insieme con l'Atletico Pisciotta stanno, in particolar modo l'Atletico Pisciotta sta disputando un campionato eccezionale da parte, secondo me, Nicola, perché diciamo che a ridosso delle prime tre troviamo il Faiano e l'Atletico Pisciotta. Io non lo so se l'Atletico Pisciotta comunque continua a fare bene, continua a vincere, ha vinto, sì, una partita importantissima contro il Procogliano, che sì. E perde solamente la seconda partita in trasferta, ne ha perse 4 in casa, però la seconda sconfitta in trasferta, significa che in trasferta si trova bene il giocatore. Noi l'abbiamo visto perché la settimana scorsa siamo andati a fare la telecronaca con l'Alfanese Pisciotta, non l'abbiamo vista giocare, e vista che ha fatto una grande partita, sì, ha vinto 1-0, ma il risultato poteva essere più rotondo, no? Quello che ti dicevo io per quanto riguarda il Sapri, mi dispiace, ma andare a fare risultato su quel campo no, come dicevi tu, i risultati bisogna farli con le squadre che sono dirette sono concorrenti per non retrocedere.
Sicuramente con Mister Sparacio lo conosciamo, è uno che si impegna molto, ma non devono essere degli attenuanti, ma visto un po' forse pecca un po' ultimamente dell'organico, un organico che non è a disposizione tra infortunati, squalificati eccetera. Speriamo che sicuramente si... Prima di parlare della partitissima, l'ultima partita è rimasta, e dopo ne parliamo anche con gli ospiti, Real Agropoli a Ceroli, dove la squadra di Mimmo Valente riesce a mantenere la parte sinistra della classifica e vince il derby contro la Ceroli, una squadra, quella della Ceroli, che cercava punti a tutti i costi, però la squadra di Mimmo Valente poi si è imposta benissimo. Sì, e diciamo che fra le mura amiche l'Agropoli sta disputando un buon campionato, sta facendo degli ottimi risultati. Certamente pecca un poco così quando va a giocare fuori casa. Comunque la troviamo subito dopo il Golfo di Policastro, se non erro a 23 punti in classifica. Domenica va a giocare sul campo di Torrossaia contro il Real Agropoli, contro l'Alfanese. Sarà una partita partita abbastanza tirata per quanto riguarda il Real Agropoli, visto che l'Alfanese cercherà di far proprio la partita per togliersi dal fondo della classifica. Ecco, l'ultima partita era quella là che abbiamo visto, naturalmente, è il Sassano contro l'Atletico Eboli. Noi abbiamo visto un grande Sassano nei primi 15 minuti. Dopo è venuta fuori la compagine dell'Atletico Eboli con Minnella, Arpaia, ma soprattutto con Iacovazzo. Iacovazzo ha fatto una grandissima partita, specialmente un primo tempo impeccabile, ha messo in difficoltà tutta la retroguardia della compagine del Sassano. Un Iacovazzo che veramente ha meritato la palma di migliori in campo. Un Astorino che è stato attento più che mai, ha subito il gol di Minnella come avete visto, però dopo con Lorenzo Picarelli volevamo rivedere il gol. Qua per esempio questa è un'azione di Pagano, a questo punto guardate il tocco di Pagano per superare il portiere, bastava forse spingerla diversamente, però è facile dopo parlare sulle immagini. O appoggiare al proprio compagno libero che era smarcato per avere vita facile per raggiungere al pareggio. Forlano certo, sicuramente stava arrivando. Sì, allora come dicevi tu prima, l'Atletico Eboli è stato superiore in tutto, sia dal punto di vista fisico e mentale, come diceva mister Pagano. Sì, sì. Il primo quarto d'ora abbiamo visto un Sassano voglioso, occupava tutti gli spazi, giocava prettamente nella metà campo dell'Atletico Eboli. Poi man mano che i minuti passavano è venuto fuori, piano piano è venuto l'esperienza, la voglia di fare più risultato da parte dell'Atletico Eboli. Ma veniva fuori i reparti del Sassano iniziavano a sfilacciarsi un poco, a non trovarsi più. Comunque l'Atletico Eboli l'ha sovrastata più che altro non mentalmente ma sul piano fisico, visto che l'Atletico Eboli, come prendevano palla i giocatori del Sassano, immancabilmente venivano raddoppiati sempre, non lasciavano mai il giocatore uno contro uno. Visto poi ha fatto un gran gol Minella, che secondo me là in quel caso ha un po' di responsabilità sia il difensore che il portiere, ma ha fatto un gran gol in diagonale. Come dicevi tu, francamente mi ha impressionato molto il Iacovazzo, sì, secondo me è un giocatore di categoria superiore, ma Minella e Arpaia poi sì, è un giocatore. Arpaia già li conosceva. Arpaia è un giocatore di razza, in aria si fa rispettare, si fa trovare sempre per me pronto. È stata una grande sorpresa. Iacovazzo. Sì, Iacovazzo è stata una sorpresa. Pure il portiere. È stato bravo. Allora, non è stato. Noi abbiamo visto varie partite del Sassano, non è stato il solito. Non è stato il solito Sassano, visto che sono venute meno degli uomini cardine della partita, no?
volevo rivedere quel gol annullato al Sassano perché mi è stato chiesto da parecchie persone. Adesso Lorenzo Picarelli, se riesce sì. a farcelo rivedere. Guardate qua il lancio. È difficile commentare. Ci sono però tutti e due i giocatori. Ma è difficile commentare perché sai, non siamo in linea con la palla, con il giocatore. Con la... Pagano è là dentro. Però la difesa è schierata, vedi? Se andiamo a vedere il dischetto del rigore, se Lorenzo torna un attimo indietro. Lo so che non è, noi non siamo scari, mister, tanto... secondo te io non ecco, dopo, è impossibile dopo vedere, facciamo vero, intervenire presidente. Il mister e il presidente no. Guardate laggiù in fondo, cioè, la quello è Pagano, si vede già dall'altra parte, sembra davanti secondo me. Sembra davanti perché è fuori gioco, sì infatti se andiamo prendiamo per esempio non muovere la il fotogramma, ecco qua, se prendiamo il dischetto del rigore, come ci troviamo che il difensore è dietro, invece Pagano è già più avanti del dischetto del rigore dell'altro giocatore. No, il momento che calcia, eccolo qua, questo è il momento che fa, è davanti. Sono entrambi in fuorigioco. Sono tutti e due, sia Forlano che... Secondo me ha visto bene... Il direttore di gara. Beh, Presidente, voi siete d'accordo con me? Sì. Ok. Allora, invece, mister Fabio Cortiglia, guardando le classifiche, guardando il campionato di prima categoria, che idea ti sei fatto? Come ti sembra questo campionato? E chi sarà a vincere questo campionato di prima categoria? La vincente non posso azzardare nessun nome, onestamente, perché le prime tre possono ancora vincerlo, sono... talmente piccoli i dettagli e le differenze tra di loro che in qualsiasi giornata potrebbe arrivare il tranello e perdere punti e l'altra potrebbe scavalcarla, quindi si giocherà credo fino all'ultima giornata, anche perché poi la prima vincerà e la seconda e la terza faranno i playoff, quindi cercheranno in tutti i modi di mantenere questa testa della classifica, quando poi sotto mi sembra che c'è il Faiano e l'altra squadra, sì, ma sono a 7 punti dal Sassano, l'Atletico Pisciotta, sì. E devono fare attenzione a non farle scappare perché rischiano di non disputare i playoff. Mi sembra che domenica prossima ci sia Atletico Eboli Faiano, quindi lì si incomincia già a delineare qualcosa. Presidente, per quanto riguarda un pronostico sulla vittoria di questo campionato? Onestamente io mi associo alle parole del mister. Speravo il golfo di Policastro, qualcosina in più, che dava qualcosina in più in questo campionato, e anche il Pisciotta. Un po' per amicizia, un po' anche perché noi l'abbiamo affrontato più volte in amichevole. Il Pisciotta per me è una buona squadra, mi dispiace che a quei punti, secondo me doveva avere qualche punto in più rispetto alla classifica che oggi ha il Pisciotta. Però sta facendo un ottimo campionato. Sì, assolutamente noi sì. Pensiamo che, allora, se pensiamo che giocatori come Arpaia fino a qualche anno fa faceva la Serie D, Lega Pro, sì. E Minnella altrettanto, e c'era anche Di Maio là in mezzo a centrocampo per l'Atletico Eboli, sono giocatori di categorie superiori, quindi anche il Sassano nelle sue fila ci sono giocatori, fior di giocatori, quindi l'Atletico Pisciotta con i giocatori territoriali che sta utilizzando, certo. sta facendo un grande risultato, perché sì. Purtroppo a livello economico quello che possono esprimere sia il Vallo di Diano che la Valle del Sele non sono le stesse cose che possiamo esprimere noi da questa parte. Purtroppo sì, il bacino d'utenza è diverso. Sì, ecco, questa è la cosa. La settimana prossima, se mettiamo il prossimo turno, vediamo. Come si diceva prima, l'Alfanese giocherà con il Real Agropoli, ci sarà questo derby tra Atletico Eboli e Atletico Faiano, quindi questo è un trampolino, un banco di prova per l'Atletico Faiano, perché nel caso in cui si perda, a quel punto se vincono gli altri i punti vanno... Sarà una partita difficilissima per il Sapri Calcio affrontare l'Atletico Pisciotta, che è un livello... leggermente superiore alla squadra
del Golfo di Policastro. Prepezzanese Gregoriana è una partita dentro fuori per la Prepezzanese, la Gregoriana verrà risucchiata nel caso in cui la Prepezzanese andrà a fare, farà il risultato. Procogliano Golfo di Policastro, questa è un'altra bellissima partita. E poi c'è Real Bellizzi contro Poseidon Licinella, è da seguire. E il Rofrano che venderà cara la pelle contro il Sassano nella gara interna. Queste sono le partite della settimana prossima. Noi con Lorenzo Picarelli adesso lasciamo il campionato di prima categoria e ci tuffiamo in quello che è il campionato di seconda, così anche gli ospiti che abbiamo in studio possono essere coinvolti direttamente. Risultati della 17ª giornata. Atletic Torchiara Ancellara 2-1, Camerota Sporting Club Celle 1-0, Palinuro Lentiscosa 0-1, Polisportiva Cilento contro San Marco Acropoli 1-0, Ascea Real Vatolla 2-1, Cellarum Folgore Acquavella 2-4, Comprensorio Montestella Novivelia 4-1. Questa è la classifica. Polisportiva Cilento 43 punti insieme a Lentiscosa, Folgore Acquavella 40, Real Vatolla 35, Real San Marco Acropoli 33, Ascea 29, Camerota 24, Palinuro 21, Cellarum 19, Comprensorio Montestella 16, Ancellara 15, Atletic Torchiara 13. Chiudono la classifica il Novivelia con 3 punti e lo Sporting Club Celle, scusatemi, Novivelia 2 punti, Sporting Club Celle, no, anzi 3 punti, Novivelia 2 punti, lo Sporting Club Celle, chiedo scusa, andiamo al prossimo turno e poi ci fermiamo. Ancellara Camerota, Comprensorio Montestella Cellarum, Folgore Acquavella Polisportiva Cilento, Novivelia Lentiscosa, Real Vatolla Atletic Torchiara, San Marco Acropoli Ascea, Sporting Club Celle, Palinuro. Da dove si inizia? Si inizia. È bello vedere, soprattutto abbiamo avuto, senza mischiarla e senza crearla, abbiamo avuto ospiti quest'oggi le squadre che si sono affrontate nella gara della settimana scorsa. Il Folgore Acquavella, che avete visto, è lassù, 40 punti, 3 punti dalla testa, se la sta giocando fino alla fine. Così come il Cellarum nella prima parte stava in un buon inizio, ha fatto il Cellarum. Poi dopo, man mano, sono venuti fuori gli scontri diretti, naturalmente gli organici sono diversi e quindi io volevo fare i complimenti ad entrambe, ma soprattutto al Cellarum, perché fare calcio in questo territorio è ancora più difficile. Folgore Acquavella, abbiamo visto che qualche anno fa il mister l'abbiamo premiato nel momento della vittoria del campionato perché ha fatto qualcosa di fantastico. Il Folgore Acquavella ha vinto i playoff, determinata più che mai, e il mister in quel momento subentrò a Santoro, giusto? In quell'anno, qualche mese prima, nel mese di gennaio subentrai al mister Santoro e la squadra era penultima in classifica, riuscimo ad agguantare il quinto posto che ci permetteva di andare ai playoff, e quindi poi da là un po' la storia la conoscete. Vincemmo la semifinale playoff fuori casa 1-0 a Torchiara, vincemmo la finale playoff 1-0 nei tempi supplementari al 120esimo contro il Civisport. Sì. Infatti, e noi abbiamo premiato il mister. In quel momento ho dovuto fare una corsa perché era 2 giorni prima del Gran Galà. Io lo ringrazio per essere intervenuto, soprattutto perché comunque è un premio meritatissimo sia a lui che alla società del Folgore Acquavella. Io volevo un attimino, prima di entrare nella partita, se mettiamo le immagini di Gerardo Miglino, poi facciamo vedere anche quelle là del Palinuro. Io vado a dirvi qualcosa sulle squadre di seconda categoria, un attimino facciamo il punto su quello che è il campionato. La Scea vince a sorpresa contro il Vatolla, realizza la 9ª vittoria, 4ª sconfitta per il Vatolla. Il Vatolla che sembrava dovesse fare un risultato diverso, invece la compagine della Scea continua a sorprendere e continua a giocare bene. Una doppietta di Mirto e un gol di Marciano per quanto riguarda la compagine del Real Vatolla.
E invece l'Atletic Torchiara contro l'Ancellara, terza vittoria per l'Atletic Torchiara, dodicesima sconfitta per l'Ancellara. Arbitro della gara era Gerardo Nobile della sezione di Battipaglia. Hanno realizzato Malzone al 19° del primo tempo e Squillaro al 12° della ripresa. Per quanto riguarda il Folgore Acquavella, Fariello al 20° del primo tempo. Cellarum Folgore Acquavella, ottava sconfitta per il Cellarum, 12° vittoria per il Folgore Acquavella. Emilio Lovaglio è stato il direttore di gara. Se non erro, hanno segnato Filardi e Iudice per la compagine del Cellarum, una doppietta di Catino, un gol di Mastroianni e un gol di D'Aiuto per quanto riguarda la compagine del Folgore Acquavella. Questa che state vedendo è la partita tra il Comprensorio e Montestella, quarta vittoria per quanto riguarda i ragazzi del Montestella, invece 16° sconfitta per il Nove Veli. Antonio Pio Scarano di Agropoli era il direttore di gara, Palumbo doppietta di Poppe, gol di Chiariello, De Bennardo invece il bomber della squadra del Novi Velia è riuscito a realizzare anche oggi. Camerota, Sporting Club Celle è finita con la 7ª vittoria del Camerota, la 15° sconfitta invece per lo Sporting Club Celle. Nicolas De Marco della sezione di Agropoli, il direttore di gara, ha realizzato Ciorcero. Polisportiva Cilento, San Marco Agropoli, 14° vittoria per i ragazzi del presidente Enzo Viterale. San Marco Agropoli invece 4ª sconfitta. Alfonso Annunziata della sezione di Salerno, il direttore di gara. Ricchiuti è stato il marcatore, è stata una partita bellissima. E la compagine della Polisportiva Cilento è riuscita in tutti i modi, è riuscita a vincere questa partita. Palinuro, Lendiscosa è finita 0-1, 6ª sconfitta per il Palinuro, 14° vittoria invece per il Lendiscosa. Nella giornata ci sono state 5 vittorie interne, 2 vittorie esterne, nessun pareggio, 21 gol fatti. Ecco, questi erano i numeri per quanto riguarda questo campionato. Noi andiamo ad analizzare con voi proprio la vostra partita, una partita che è finita con un risultato di 2-4, ma Presidente, che partita è stata? Come è stata la squadra? Allora, la partita secondo me è stata una bellissima partita, giocata benissimo da entrambe le squadre. Noi eravamo in piena emergenza, come lo siamo già da 6 giornate a questa parte, dal derby a domenica scorsa siamo in piena emergenza, ogni sabato e ogni domenica, e questo purtroppo ci sta penalizzando un po'. Però noi giochiamo il nostro calcio, non cerchiamo mai di difenderci, di fare catenaccio. La partita si vince, si perde, si pareggia, però cerchiamo sempre di giocare quello che il mister in settimana cerca di dare, di insegnare ai nostri ragazzi. Una partita bellissima, loro sono una grande squadra, secondo me molto forte, molto quadrata, tecnicamente perfetta, e con una grande società, persone molto serie. Questo lo devo, non perché c'è il mister qua a fianco a me, però lo devo dire, perché sia all'andata e al ritorno, ma pure negli altri anni con loro non ci sono stati mai problemi, persone molto molto serie. Per me è stata una bella partita, poi il risultato, noi perdevamo 3-0 se non mi sbaglio, 3-0, poi abbiamo fatto il 3-2, a dire la verità ci credevamo nell'agguantare il pareggio, poi c'è stato il quarto gol ormai quasi alla fine con il nostro autogol e la partita è finita là, però contento della partita e contento dei ragazzi. Mister, vi aspettavate di vincere la partita con il Celle? O siete andati già determinati per vincerle tutte, per poter contrastare queste due squadre che stanno in testa, però a questo punto ve la state giocando e ve la giocherete fino alla fine? Io ho parlato con i ragazzi in settimana, come ho parlato nelle settimane precedenti, prepariamo le partite partita dopo partita, non facciamo calcoli, quindi ci prepariamo per la partita che verrà. E volevamo vincerla per rimanere comunque attaccati alle prime due. Ovviamente io, come ho detto ai ragazzi, come il Lendiscosa e la Polisportiva Cilento, vincendo tutte le partite si ritroveranno vincenti del campionato, anche la Folgore Acquavella vincendo tutte le partite vincerà il campionato matematicamente. Quindi si deciderà tutto su questi scontri diretti, perché quest'anno gli scontri diretti varranno tantissimo per la classifica.
e quindi ne avremo uno già domenica prossima fondamentale, che ospiteremo la Polisportiva Cilento, che è ben guidata e ben attrezzata, e quindi sarà una partita credo bella non solo da giocare ma anche da vedere, quindi mi aspetto un gran pubblico lì al campo al Bivio di Acquavella. E poi vorrei fare i complimenti al presidente per l'accoglienza sua e di tutta la società che ci hanno comunque ospitato lì sul campo di Celle, e ribadisco le parole che ha detto il presidente, dicendo che comunque la Folgore Acquavella è già da qualche anno che ci affrontiamo e ci conoscevamo, sappiamo che siamo tutti quanti un bel gruppo sia l'uno che l'altro. E questo lo testimonia anche la classifica quest'anno fino a questo momento della Coppa Disciplina. La mia squadra è prima in classifica nella Coppa Disciplina di seconda categoria, ci tengo a sottolineare questa cosa perché non faccio poco peso per questa cosa a tutti quanti i ragazzi, ma non solo, anche alla dirigenza, quindi confermo le parole che diceva prima il presidente. Sì, noi adesso andiamo a vedere i gol della partita tra Palinur e Lendiscosa, una partita che ha fatto sì che la compagine di Infantini non perdesse colpi nei confronti della Polisportiva Cilento, una vittoria importante in un derby che dopo ci spiegherà Mimì Romanelli perché c'erano tantissime persone e perché i campionati di seconda categoria sono più seguiti della Serie D. Palinuro, ripeto, primo anno di questa società. Attenzione intanto, Scutumella, il sinistro, la palla che viene deviata, ancora Esposito, ancora l'aviazione, poi davanti alla porta c'è il gol da parte di Barri che porta in vantaggio il Lentiscosa, 33 minuti e 30 secondi, passa in vantaggio il Lentiscosa, segna Barri dopo una respinta, batti e ribatti nell'area di rigore davanti alla porta, poi la palla è arrivata sul piede del numero 7 che non ha avuto difficoltà a metterla in rete, dunque 33esimo minuto del primo tempo, sblocca il vantaggio il Lentiscosa con il numero 7 Barri. Ecco qua, abbiamo visto i gol, c'era una discussione in studio, dopo lo rivedremo il gol perché si vuole fare un'analisi approfondita. Mimì Romanelli, dicevo, c'era più gente al campo a seguire questa partita che forse a vedere la gioia bisogna quando... Sì, era una bellissima giornata, era di sabato, hanno giocato alle 15 e francamente mi ha impressionato perché ho visto un sacco di gente, bambini, ragazzi, famiglie intere, ecco questo è il bello, no, del calcio, che poi c'erano i tifosi del Palinuro che erano organizzati con striscioni, fumogeni, era una cosa che io francamente non è che vedo spesso su tutti quanti i campi, dalla prima, dalla promozione anche fino alla Serie D, forse sì, la Serie D sì, sicuramente. È stata comunque una bella partita, giocata soprattutto aveva il pallino del gioco, l'aveva il Lentiscosa sempre in mano, all'inizio della partita si è proiettato subito in avanti, ha chiuso il Palinuro nella propria metà campo, anche se in contropiede il Palinuro ha avuto due o tre occasioni nel primo tempo per andare in vantaggio o per pareggiare anche la partita. Abbiamo visto il gol del Lentiscosa che è scaturito un po' in un modo carambolesco, tiro in porta, rimpallo ed è giunta la palla a Barri che è insaccato. Non sappiamo se il pallone, cioè se è la posizione dell'attaccante del Lentiscosa, perché poi ci sono giunte ancora alcune lamentele, no, in redazione, dice guarda forse era fuori gioco, non era fuori gioco, da questa posizione non lo sappiamo, caro Nicola, se è fuori gioco oppure no. Se non è fuori no. Gioco è perché Cingole l'ha tenuto in gioco, dopo lo rivediamo un attimo. No, se facciamo il fermo immagine dalla regia, sì. Possiamo vedere un attimo dopo che il pallone che ha tirato, che è stato
che sì, ecco, adesso, in quell'occasione. Lorenzo sicuramente. Però diciamo che è stata una bella giornata di sport, è stata una partita molto sì, molto corretta. Non c'è, è visto che era un derby, visto che l'Endiscosa e Palinuro sono a 20 km di distanza, ecco, ecco questo. Però attenzione, guardate. Aspetta un attimo. Sì, c'è, dobbiamo tenere presente. Dobbiamo, no, qua non abbiamo. Aspetta, no, adesso mi sembra che ha tirato. Guarda, vedi che c'è il giocatore del Palinuro che già è sollevato. Non lo sappiamo. Noi lo facciamo vedere perché per correttezza verso i nostri telespettatori che ci seguono, perché qualcuno ci ha detto. Sì, però guarda, adesso dietro c'è dietro il giocatore del Palinuro che viene, si sposta. Anche in questo caso ancora c'è dietro il giocatore del aspetta, Palinuro. Poi l'azione va sì, avanti. Sì, l'azione va avanti, però teniamolo presente. Guardate, il giocatore del Palinuro è fermo. Però guarda, adesso sta. Adesso sono in linea, ecco, le ombre sono uguali là, eh. E c'è uno a fianco al portiere, attenzione. C'è ancora quel vabbè, giocatore. Comunque è difficile da valutare, vista la posizione, e poi visto che non abbiamo altre immagini da altre angolazioni. Già queste sono un grande già risultato. Questo è un grande risultato, grazie a Lorenzo dalla regia. Però sentiamo Picarelli. Lo stesso il mister sì. E il presidente su questo gol. No, io volevo finire solo, solo questo perché... Comunque ho visto un Lendiscosa che è una squadra quadrata, poi ha un attacco con lo Scutumella e con Sasà Esposito. Sasà Esposito l'ho visto un po' in ombra, so che si sta portando avanti un dolore muscolare, però fa sempre la differenza comunque, la sua presenza anche da fermo già incute timore verso le difese. Verso le difese avversarie e il Palinuro ci ha creduto fino alla fine perché poi ha avuto un'occasione d'oro verso i minuti finali della partita che il portiere è stato bravo comunque quello che voglio dire è stata una partita corretta e diciamo che non era facile neanche da parte della direzione dell'arbitro è stata ottima. Bene, allora noi andiamo ad analizzare il campionato innanzitutto Presidente, Davide Marotta, Cellarum, due squadre a Celle, questa è una domanda che purtroppo devo fare la parte me l'aspettavo. Ecco, due squadre a Celle, quando è nata questa seconda squadra non si poteva fare qualcosa di diverso per cercare di confluire? Perché comunque io penso, vedendo i nomi, nella squadra dello Sporting Club Celle ci sono giocatori di Celle e dei dintorni. Sì. Allora, non è che non voglio esprimermi su questo argomento, Nicola, non vorrei intaccare magari... infastidire qualcuno del mio paese, però ti dico solo per onore del vero, io ti devo dire questo: io fino all'ultimo minuto del mese di agosto ho tentato in tutti i modi, ho chiamato a ripetizione e ho invitato qualche amico a dire: non facciamo due squadre a Celle. Sediamoci a tavolino e cerchiamo di risolvere questo problema, facciamo un'unica squadra, ne possiamo fare anche due, seconda e terza, se proprio vogliamo fare qualcosa di... però cerchiamo di evitare di fare queste due squadre. Mi è stato sempre riferito, tra qualche giorno ti chiamano, io non ho ricevuto mai una telefonata. Sono stato io, noi in Cellarum, squadra già presente sul territorio, sono stato io a chiamare e dire: guardate, che state facendo? Cerchiamo di fare una cosa insieme. Me ne potevo pure un attimino fregarmene, però no, io ci tengo per il paese, ci tengo per il comune, ci tengo per i ragazzi e ho tentato. Mi hanno risposto sempre con un due di picche, però va bene così. Dispiace per il paese perché poi, volendo o dolendo, c'è un po' di divisione. Aspettiamo, finiamo questo campionato e poi dopo si vedrà cosa succederà. Sicuramente noi ci saremo anche il prossimo anno, spero anche loro, sicuramente con un altro nome, non con l'Eboli Calcio, con il nome dello Sporting Club, che è quello che gli spetta, e va bene così. Io ho seguito il derby, poi sono andato a vedere il derby che c'è stato fra Celle di Bulgaria, no? Tra il Cellarum e la Polisportiva Celle, e francamente è stata una partita correttissima.
chiusa che poi è terminata sull'1-1, se non mi sbaglio, o 2-2, non mi ricordo, comunque in parità, in parità, e francamente, anzi io mi aspettavo una gara molto più spigolosa, più avvincente, più fatta di falle, di cose, no, invece è una partita correttissima, e francamente un pubblico eccezionale. Certo. Allora, la risposta del Presidente la vedete nella seconda parte, perché adesso diamo la linea alla regia. Restate con noi perché tra qualche istante continuiamo a parlare di seconda categoria. Seconda parte della puntata numero 456, c'era il presidente Davide Marotta che doveva dare una risposta, quindi è tanto attesa e il presidente la dà. Qual era la domanda? Ecco, la domanda naturalmente era inerente alla squadra e al gruppo e all'organico della compagine del Cellarum, ma soprattutto complessivamente chi vede per la vittoria finale di questo campionato? Allora, per me se la possono giocare tutti e tre, l'Enti Scosa, Polisportiva Cilento e Folgore Acquavella. Credo che sarà, dipende tutti dalle ultime 5 partite, secondo me, per tutte e tre le squadre. Se la possono giocare tutte e tre indipendentemente adesso, perché sono forti, forse la Polisportiva Cilento ha un qualcosina in più rispetto all'Indiscosa e alla Folgore, però per me se la giocano. Le ultime 5 gare saranno decisive per tutte e tre, può vincere chiunque questo campionato. Dovevamo chiarire una cosa, Presidente, giusto? Sì. Allora, vabbè, il Cellarum è questo. Io volevo chiarire giusto due cose, ma perché se ne è parlato tanto in modo sbagliato, ma non da parte vostra, ci mancherebbe, anche al di fuori di qualsiasi contesto. Voglio partire dal portiere. Noi abbiamo un portiere che è Flavio Cataldo, cinquantenne, e ne siamo orgogliosi di averlo. E lo salutiamo. Quando abbiamo iniziato questa avventura quest'anno, noi avevamo deciso di puntare su un portiere di qualità, anche investendo una somma economica, e l'abbiamo preso, Nichi Rispoli. Abbiamo investito quello che dovevamo investire, però ad un certo punto ho deciso personalmente, ma anche con la società, di dargli il via libera di trovarsi una squadra dove gli poteva garantire un tasso tecnico superiore rispetto a noi. Quindi il portiere non è andato via, ma abbiamo deciso noi di dargli la possibilità di trovare qualcosa di migliore rispetto alla nostra squadra. Abbiamo iniziato il campionato o la preparazione perché noi abbiamo avuto l'avvicendamento in panchina, come voi sapete, tra mister Baldassarri, poi è venuto Antonio Scarpitta. Abbiamo iniziato con mister Baldassarri la preparazione, poi dopo qualche partita abbiamo deciso insieme di separarci perché ci siamo resi conto che consensualmente tutte e due abbiamo deciso di non chiamare esonero, perché anche per me non è un esonero, però ci siamo accorti che tra il mister e il gruppo e la squadra non si era creata quell'alchimia giusta, secondo me, per poter andare avanti nel campionato. Quindi cambiare e sostituire 11 calciatori per noi è difficile, quindi abbiamo deciso insieme di separarci. È venuto mister Scarpitta, Antonio Scarpitta. Sono contentissimo del lavoro che ha svolto fino ad oggi, persona per bene, qualificata, e spero che riusciremo anche il prossimo anno a lavorare insieme, tant'è che a breve io gli chiederò un incontro proprio per iniziare già a costruire quest'anno per il prossimo anno, perché non ci vogliamo far trovare impreparati come quest'anno, ma vogliamo fare un gran bel campionato, e spero di farlo con mister Scarpitta. Bene.
Innanzitutto un saluto a Antonio Scarpetta, che pure io ritengo un bravissimo allenatore, che ce ne sono pochi in circolazione. Infatti, come del resto, Antonio Scarpetta è stato premiato come è stato premiato lo stesso Fabio Cortiglia. Quindi sono persone che fanno bene al calcio e quindi gli faccio anche i complimenti. Invece parliamo del Folgore Acquavella. Folgore Acquavella che è là, se la gioca, e domenica c'è questa partitissima con la capolista, la gioca sul proprio terreno, con tutte le armi affilate. Praticamente la state preparando questa partita, mister? La prepareremo al meglio già da stasera, perché abbiamo gli allenamenti. Come abbiamo fatto con le altre, devo dire che comunque il mio gruppo è un gruppo molto esperto, quindi non sentirà assolutamente l'importanza della partita e quindi cercherà come sempre di dare il meglio per portare il risultato a casa. C'è un'ipotesi che io ho in mente ed è questa, dove con il Real Vatolla che si è leggermente defilato, e qua praticamente c'è il rischio che saltino i playoff, perché si può fare anche una finale tra la seconda e la terza, e la prima va direttamente in promozione, ne va direttamente in prima categoria, perché a questo punto c'è da vedere proprio questo distacco tra Folgore Acquavella e Real Vatolla, che ci sono 5 punti. Nel caso in cui la compagine del Folgore Acquavella batta la capolista, a questo punto una delle due capoliste, perché poi l'indiscusa anche essa è capolista, si incomincia a defilare gli 8 punti e quindi siamo al limite dei playoff. C'è questa ipotesi in testa o si gioca partita per partita? Vabbè, naturalmente che vogliamo rispondere, si gioca per partita, mister. Beh, più che il Real Vatolla è l'Agropoli al momento a rischiare i playoff, perché si trova a 10 punti dalle prime due. Esatto. Quindi domenica l'Agropoli ospita la Scea, che noi dovremmo affrontare fuori casa fra due domeniche, quindi la Scea è un gruppo migliorato da dicembre in poi, dove sono arrivati un sacco di giocatori di esperienza, di categoria, e che hanno portato fino a questo momento dei vantaggi alla squadra, soprattutto nei punti in classifica. Sì, sta facendo, noi lo stiamo sottolineando ogni settimana, che la CEA sta facendo grandi numeri, e facciamo i complimenti alla società della CEA. La società è pronta alla prima categoria. Dopo l'Acquavella che ha fatto la fusione con la San Maurese, io penso che a questo punto si è rafforzata ancora di più anche la società ed è pronta per una prima categoria Folgore Acquavella. Allora, io credo che quando arrivai 2 anni fa alla Folgore Acquavella, già da allora meritava una categoria superiore. Mancavano i risultati e il presidente Marco Cammarota, insieme ai soci Piero Papa, Stefano Morinelli e tutti quanti gli altri che comunque stanno dando una mano fondamentale a me nel lavoro di gestione della squadra, ma proprio totale, è comunque da distinguere con il gruppo, quello là del AS di Acquavella, dove io ho anche giocato e quindi conosco bene e saluto anche quel gruppo lì. Il fatto è che la Folgore Acquavella è una società distinta da quella là, quindi l'unica cosa che si può notare è che, come me, che dall'Acquavella sono passato alla Folgore Acquavella, anche qualche giocatore dalla SD Acquavella è passato alla Folgore Acquavella, quindi solo tra giocatori c'è stato un poco di, diciamo, di passaggio tra una società e l'altra, perché poi per quanto riguarda la dirigenza rimane ancora il vecchio gruppo, quello che è iniziato in terza categoria. Allora, quanto è difficile fare calcio in questo territorio, sia come allenatore, dopo ne parliamo con il presidente Marotta, quanto è difficile fare l'allenatore
Perché io noto una cosa in modo particolare, no? Ogni anno vengono meno le società, un po' perché i ragazzi vanno via. Le altre motivazioni sono che non riescono a mantenere gli impegni, i ragazzi, perché non si presentano agli allenamenti o sono presi da altre cose. Quindi man mano il calcio nel nostro territorio sta finendo. Ma diciamo che è una catastrofe, perché era qualcosa di importante. Adesso ogni anno si notano tante squadre di meno e tantissimi giocatori in meno in circolazione. Parliamo prima col mister. Se andiamo a guardare non solo il campionato di seconda categoria, ma anche quello di terza, di prima, di promozione, ogni anno si hanno sempre le difficoltà nelle iscrizioni. Il presidente sicuramente ci può dire le difficoltà che si incontrano per iscrivere una squadra di calcio oggigiorno, sia in terza come in promozione, per poi portare a termine il campionato in modo discreto e portare a termine gli obiettivi che uno si pone all'inizio del campionato. Devo dire la verità che la nostra squadra, a differenza forse di qualcun'altra che nel mese di dicembre ha dovuto comunque ricercare qualche giocatore per sistemare la rosa, io da 10 di settembre che abbiamo iniziato la preparazione fino a dicembre eravamo 34 sul campo, quindi io ho avuto problemi di esuberi. Ho portato avanti sempre il gruppo della terza categoria, nessun ragazzo è stato mai mandato via, però abbiamo accolto, abbiamo migliorato la rosa in questo modo senza dire a qualcuno che era di troppo, abbiamo dato l'opportunità a chiunque di poter mettersi in mostra, e credo che questa qua è stata l'arma vincente finora, dico, per quanto riguarda la Folgore Acquavello. Ecco, Presidente, noi parliamo di crisi profonda del calcio, un po' a livello economico, perché i ragazzi o per lo studio o per lavoro sono costretti ad andare via da questo territorio bellissimo, però che non dà niente, e un po' perché comunque la passione sta venendo meno nelle nuove generazioni e anche grazie agli extracomunitari tante squadre riescono a sopperire all'assenza di calciatori. Molto difficile. Io dico che chi fa una squadra, che sia di terza o di seconda o di prima, ha già vinto il campionato, perché gli impegni economici sono tanti, bisogna onorare qualsiasi aspetto economico che uno si prefigge durante il campionato, quindi qualsiasi un rimborso spese, l'aspetto economico va rispettato su tutti i fronti. Quindi non è facile. Pensate da noi, che poi ci sono due squadre nel comune, chiedere uno sponsor già è difficile se sei uno. Se sei in due. Tanto è vero che noi abbiamo anche evitato di girare per gli sponsor, perché poi sembra brutto. Però non è facile. I calciatori, è vero, i giocatori vengono a mancare perché non hanno, un po' per studio, un po' per lavoro, e quelli che restano non hanno gli stimoli adatti o hanno altro in testa per giocare a pallone. Soprattutto il sacrificio di fare l'allenamento, che poi lo facciamo la sera, alle 7:30 di sera, come dicevamo con il mister prima, per chi lavora, cioè acqua calda, luce, orario concreto, eppure si scocciano di fare gli allenamento. Se cerchi un giocatore che poco poco ti può dare un tasso tecnico in più in una squadra, ti chiede un rimborso spese che va al di fuori dei canoni dei rimborsi, cioè non possiamo parlare di 600-700 euro come rimborso spesa, quello non è un rimborso, quello è uno stipendio a tutti gli effetti. Quindi noi a queste cose onestamente non ci prestiamo. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che vengono da fuori, da Casaletto, da Caselle, da Sapri, che non chiedono una lira, e questo lo devo sottolineare, e per il momento siamo fortunati e siamo riusciti anche quest'anno a fare la squadra. Però non è facile, credetemi che è molto molto difficile, perché le spese sono tante. Celle comunque ha avuto sempre una tradizione, Mimì ha giocato con lo Sporting. Sì, io ero piccolino, lo seguivo. Ha avuto una tradizione calcistica di un certo spessore, anche grazie a Enzo Carelli, perché sì, comunque sì, Enzo Carelli si è messo in gioco e tutto il resto. No, io volevo fare... Però se mi fai completare un attimo, sì, sì.
Quanti giocatori ci sono di Celle che giocano tra le due squadre? Complessivamente. Complessivamente da noi io credo che saranno una squadra completa per lottare per la salvezza, una squadra completa si riesce a fare, ma per lottare per la salvezza. Quindi praticamente sono 10 o 11 che... Sì. Mimì, prego. No, volevo fare una domanda sia al mister e al presidente. Dunque, a questo punto del campionato, mister, ti aspettavi di essere, diciamo terzo, dai, secondo in classifica? E anche la stessa domanda è rivolta anche al presidente Marotta. Se un bilancio... Se il bilancio, allora, nel senso, prima della tua punto... domanda, prima della tua domanda, ok, finito le domande? Sì, no, questa qua è la stessa domanda, e poi c'era un'altra domanda per dire... Le istituzioni in questo caso sono vicine alle società, nel senso che, visto gli allenamenti, sicuramente gli allenamenti si faranno di sera, no? Dico, se da parte delle istituzioni, se fanno pagare il campo, se non fanno pagare il campo, se fanno pagare, che ne so, le luci, insomma, se le, ecco, io dico una cosa, chi fa sport... Le istituzioni devono stare vicine alla società, perché le società fanno sport per il proprio paese. Sì, soprattutto a livello di campanilismo, perché ecco, portano avanti il nome del territorio. Portano avanti del territorio, fanno pubblicità anche del territorio, vengono paesi da fuori che vengono a giocare su questo. Ecco, io dico che non dovrebbero far pagare nulla a qualsiasi società, a tutte le società che giocano sul proprio terreno. Allora, prima che rispondano, Lorenzo Picarelli, se puoi mettere le due grafiche successive, una che riguarda la Folgore Acquavella e l'altra che riguarda la compagine del Cellarma. Ecco qua il cammino del Folgore Acquavella, che ha totalizzato 40 punti in 17 partite, ha fatto 12 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta, ha realizzato 48 gol e ne ha subiti 20. Questo è il cammino del Folgore Acquavella. Vediamo il Cellarma invece. Cellarum, che ha totalizzato fino adesso 19 punti in 17 partite, ha fatto 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha fatto 30 gol in campionato, ne ha subiti 44. Ecco, queste erano le due schede relative alle due squadre che sono nostre ospiti. Adesso iniziamo con il presidente alla risposta, Mimì Romanelli, alle due domande. Sì, allora io rispondo con molta... Prima un bilancio sul campionato con e poi... Allora, il bilancio sul campionato a questo punto credevamo di avere qualcosina in più. L'ho anticipato prima, peccato che nelle ultime 6 partite purtroppo stiamo giocando in totale emergenza. Il mister è in difficoltà ogni domenica, ogni sabato a mettere la squadra giusta in campo. Quindi ci aspettavamo qualcosina in più, però diciamo che alla fine siamo contenti, anche perché stiamo lavorando già per il prossimo anno. Quindi i ragazzi che abbiamo quest'anno iniziano già a lavorare, a capire con il mister per il prossimo anno. È chiaro che qualche punto in più lo dovevamo tenere, un po' anche per la sfortuna, un po' per tante motivazioni, però siamo qua. Per quanto riguarda il discorso di Mimì, ti dico di quello che è la nostra realtà a Celle. Anche io sono convinto come te che chi fa sport in un comune come i nostri non dovrebbe pagare niente. L'amministrazione a noi c'è stata sempre vicina dal primo anno che abbiamo fatto squadra a Celle, ma non solo per la squadra, anche per altre attività. Quando c'è la possibilità, l'amministrazione non si tira mai indietro. Noi paghiamo 150 euro al mese. Giusto? Secondo me è un prezzo giusto. Sì, 2 volte a settimana, luce, acqua, ci sta. Però purtroppo devo anche dire che le amministrazioni devono in qualche modo recuperare, anche se è una cifra irrisoria come questa, ma devono recuperare per giustificare alcune situazioni nei bilanci. Adesso non voglio entrare tecnicamente, questo, sì. Però 150 euro al mese ce lo possiamo permettere tutto, ci mangiamo una pizza in meno al mese e paghiamo il campo. Io la penso così, chiaro, se non ci facessero pagare niente, ancora tanto di guadagnato. No, io ho dato il là. Vabbè, ok, se no sforiamo. Mister,
Sia per quanto riguarda, sì, abbiamo visto la scheda del Fulgore Acquavella e sì, poi per quanto riguarda l'aspetto del campionato, arrivati a questo punto del campionato io devo dire che me l'aspettavo, perché conosco bene i ragazzi che alleno, perché sono per il 90% miei ex compagni di squadra e conosco le loro caratteristiche, so quanto hanno dato al calcio e quanto possono dare ancora. Stiamo parlando di giocatori che hanno vinto già 2-3 volte i campionati di prima categoria, quindi si sono scesi di categoria per dare una mano. A me non piace fare i nomi per non dare, diciamo, magari poi me ne dimentico qualcuno e poi stasera già abbiamo gli allenamenti, poi me le dico. Però per iniziare dai portieri, Botti ha vinto il campionato di prima categoria l'anno scorso col Velina, Feo ha giocato già con noi in prima categoria con la SD, parlo solo dei portieri, poi ci sono Morinelli, Pinto, ci sono Rizzo come difensori, a centrocampo possiamo disporre di giocatori come Giordano, come Retta, come Mastro Giovanni. Poi ripeto, non mi piace dilungarmi con i nomi perché poi me ne dimentico sempre qualcuno, non è facile menzionarli tutti quanti insieme. In attacco Bombercatino, come viene chiamato in gergo, ci abbiamo D'Aiuto e Di Feo. Vede, la nostra squadra invece di avere un bomber che ha superato quota 10, quota 15, quota 20, per poi ritrovare gli altri a quota 5, quota 4 nella propria squadra, a noi ci sono Retta e Catino che hanno fatto 8 gol, Di Feo ne ha fatti 7, a 6 gol c'è Caruso e D'Aiuto, Mastro Giovanni ne ha fatti 5, quindi io sono contento di questa cosa perché poi il concetto è quello della rotazione quest'anno, ho potuto farli giocare a turno e farli riposare proprio per arrivare a questo punto del campionato e dare il massimo. Noi ci proveremo, poi il campo ci darà ragione o torto, questo non lo so. Però poi invece per cambiare discorso e parlare per quanto riguarda l'amministrazione o se il comune ci sta vicino, le posso garantire che calcio a Casalvino, nel comune di Casalvino lo si è sempre fatto, siamo arrivati a giocare addirittura anche con 2 squadre di promozione, a fare dei derby in promozione, quindi attualmente c'è la Virtus Cilento comunque che è in promozione, si sta catapultando nella categoria superiore. E per quanto riguarda l'amministrazione, quest'anno ci ha fornito credo uno dei migliori impianti che c'è nella provincia di Salerno. Già questo ci premia e ci garantisce diminuzione di infortuni, ci garantisce le docce calde come dicevamo prima. Poi per quanto riguarda l'aspetto economico, io come allenatore non conosco tutte le faccendature sì, che ci sono attorno a questo. Però le posso garantire che l'amministrazione, per quello che ho potuto assistere anche negli anni passati, è un'amministrazione presente. Bene, allora noi adesso dobbiamo accelerare che altrimenti andiamo fuori tempo, approfitterò della loro presenza anche per discutere sugli altri campionati. Andiamo a vedere la seconda categoria Girone A, risultati della 17ª giornata, dove Certosa di Padula tempo alto è finita 1-1, Laurino zone alte Quadriglio 2-1, Olevanese Montecorvino Rovella 3-5, Sporting Buccino Sicignano 0-1, Macchia Sparta Pestum 3-0, Real Santa Cecilia Atletico San Gregorio 2-2, Real Laura Stella Cioffi 2-1. La classifica vede in testa appaiate sempre le due squadre che hanno pareggiato praticamente: Atletico San Gregorio 41 punti, zona alte Quadriglio 41 anch'essa, Macchia 40 e anche qua avete visto come nell'altro girone, poi ce n'è una a 35, Montecorvino Rovella 32, Tempalta 30, Laurino 22, 21 punti per Santa Cecilia e Sporting Buccino, 15 per il Certosa di Padula, 14 Sparta Pestum, 13 Stella Cioffi e Real Laura, 4 punti, chiude la classifica lo Levanese. Andiamo al prossimo turno che vedrà di fronte le compagini di Atletico San Gregorio Laurino, Montecorvino Rovella, Sporting Buccino, Real Laura Olevanese, Sicignano, Certosa di Padula, Stella Cioffi, Sparta Pestum, Tempalta, Real Santa Cecilia e zone altre Quadriglio,
macchia qua, questa è la partitissima della giornata. Io pregherei Lorenzo Piccarelli di mettere le immagini di Gerardo Millino come repertorio, intanto vi vado ad analizzare quelle che sono state le partite. Certosa di Padula Tempalta è finita 1-1, i ragazzi di Mister Morea hanno fatto una grande partita, la rete per quanto riguarda il Tempalta è stato di Poto, arbitro della gara era Pietro Veneroso della sezione di Sapri. Laurino Zone Altre Quadrille invece è finita 2-1, il Laurino una vittoria importante, una doppietta di Coccaro e un gol di Tommasiello per quanto riguarda la compagine del Quadrivio. Gian Domenico Franciullo della sezione di Battipaglia era il direttore di gara. Una vittoria netta invece quella del Macchia contro lo Sparta Pestum 3-0. Luigi Ponzio della sezione di Torre del Greco era il direttore di gara. Hanno realizzato Cianciullo di Pasquale e Viscido. Olevanese Montecorvino, arbitrata da Fioravante Desio della sezione di Battipaglia, ha visto una vittoria netta del Montecorvino Rovella. Per quanto riguarda l'Olevanese, hanno realizzato una doppietta Vistocco e un gol di Moscatiello. Invece dall'altra parte, due gol di Maglia, un gol di Moscatiello, Falcone e Dauria. Real Laura invece ha battuto 2-1 lo Stella Cioffi nel derby. Angelo De Rosa della sezione di Salerno era il direttore di gara, le reti di Osal e Pagano. Santa Cecilia Atletico San Gregorio diretta da Luigi Di Ruccio della sezione di Salerno. Doti e Marciano hanno realizzato per il Santa Cecilia, Salerno e Capozza invece per l'Atletico San Gregorio. 0-1 invece una vittoria importante del siciliano sul campo dello Sporting Buccino, Gerardo De Rosa, sezione di Sala Consilina, il direttore di gara. La rete è stata di Merola, due vittorie esterne, due vittorie interne, due pareggi, 24 gol fatti per quanto riguarda questo girone. Io pregherei di rimettere un attimino la classifica di questo girone, così facciamo un giro velocissimo iniziando da Mimmi Romanelli. Sì, allora abbiamo visto che il Macchia ha accorciato il divario tra le altre due squadre, no? E diciamo che poi domenica prossima abbiamo questa partitissima tra il Quadrivio e il Macchia. Sicuramente ecco, sì, sarà una partita importante, sicuramente sono queste le tre squadre fino adesso che stanno diciamo, decidendo il campionato. Non vedo il Sicignano che è a 5 punti dal Macchia e a vari punti a 6 punti dalla San Gregorio e le zone alte Quadrivio. Comunque vedo che sicuramente queste tre squadre si giocheranno il campionato. Ecco, Presidente, qua praticamente è il girone della Valle del Sele, dove l'Atletico San Gregorio ha un grande organico, però non riesce a distaccare le altre. Stavo dicendo che rispecchia molto la nostra sì. Classifica. Sì, sono gemellate per dire. Sì, tranne l'Olevanese vabbè, ormai sembra destinata, però rispecchia molto la nostra classifica, quindi è difficile pure qua fare un pronostico. Sì. Mister. Mi associo assolutamente alle parole del Presidente, perché anzi qui addirittura c'è soltanto un punto tra le prime due e la terza forza, quindi poi con lo scontro diretto di domenica addirittura la terza potrebbe arrivare prima in classifica da sola, cioè può sì. Capitare di tutto. Sì, ma sta capitando di tutto, domenica per domenica. E noi facciamo un salto invece in terza categoria, andiamo ad analizzare quello che è il girone D, la 15ª giornata, Montesano US Pollese 3-4, Buonabitacolo Oliveto Citra 2-0, Altavilla Silentina Bello Sguardo 2-0, Montepruno Roscigno Real Contursi Terme partita sospesa, Real Battipaglia Magorno 3-0, Sporting Club Palomonte Caggiano 3-2, ha riposato la compagine dello Sporting Laviano. E classifica Pollese 37 punti, 33 per il Caggiano che becca la prima sconfitta del campionato. Buonabitacolo 28, Altavilla Silentina 27, Sporting Laviano 26, Real Battipaglia 23, Atletico Montesano 21, Sporting Club Palomonte 17, Oliveto Citra 16 punti, Montepruno Roscigno 12, Contursi 7, Bello Sguardo e Magorno chiudono la classifica con 2 punti. Prossimo turno vedrà di fronte le compagini dell'Atletico Montesano Sporting Club Palomonte, Bello Sguardo Montepruno Roscigno, Caggiano Sporting Laviano, Oliveto Citra Altavilla Silentina, Real Contursi Real Battipaglia, Pollese Magorno, dovrà riposare la compagine del Buonabitacolo. E qua praticamente la compagine
dell'Altavilla Silentina arriva all'ottava vittoria, per il bello sguardo invece la dodicesima sconfitta, arbitro della gara era Nicola Raimondi della sezione di Battipaglia, Catapano e Mastro Pietro hanno realizzato. Sconfitta del Montesano, quinta per i ragazzi di mister Maurizio Russo contro la Pollese che realizza la dodicesima vittoria. Un derby a caldo palma con la vittoria finale della Pollese con una doppietta di Bracco e una doppietta di Coronato. Invece è stato da mattatore Ferrara Raffaele per la squadra del Montesano. Il Buon Abitacolo invece realizza l'ennesima vittoria. I ragazzi di mister Pitocchi fanno un grande risultato, ottava vittoria, sesta di fila, tenete presente. Sesta invece la sconfitta dell'Oliveto Citra, arbitro della gara era Francesco Rizzuti della sezione di Sapri, Garruto, Russo, Ciro Aguilera, i mattatori. Real Battipaglia Magorno invece è finita con il risultato di 3-0, settima vittoria per il Battipaglia, dodicesima sconfitta per il Magorno. Gabriele Musto della sezione di Salerno, il direttore di gara, hanno realizzato Garofalo e una doppietta di voto. Sporting Club Palomonte, Caggiano, questa è stata la partita più importante che ha visto la vittoria dello Sporting Palomonte che ha sconfitto per la prima volta in campionato il Caggiano, quinta vittoria per la compagine dello Sporting Club Palomonte, prima sconfitta invece per il Caggiano. Arbitro della gara era Roberto Rufolo della sezione di Sala Consilina, una tripletta di Cappetta, tutti nel primo tempo, una doppietta di Barba, tutti nella ripresa, quattro vittorie interne, una vittoria esterna e zero pareggi per quanto riguarda questo campionato. Io passerei con Lorenzo Piccarelli direttamente al girone del territorio che ci interessa più da vicino. Risultati della quindicesima giornata: Ceroli Atletico San Marco 0-3, Ceraso Real San Nicola 4-3, Cilentana Caselle 1-4, Super Santos Civisport 2-0, Real All Stars Lustra Capitello 2-2, Centola Sant'Antuono 2-0, riposato la compagine Euforia Futani. La classifica è ribaltata di nuovo perché praticamente la compagine della Super Santos ha superato il Civisport, quindi 31-30, Centola 27, Caselle 26, Atletico San Marco 24, Real San Nicola 21, Sant'Antuono 20, Capitello 16, Cilentana 13, Football Club Furia Ceraso 12 punti, Ostars Lustra anch'essa 12 punti, chiude la classifica l'Acceroli con 9 punti. Per quanto riguarda il prossimo turno vedrà di fronte Atletico San Marco, Ostars Lustra, Capitello Ceraso, Caselle Furia Futani, Centola Acceroli, Real San Nicola la Cilentana, Sant'Antuono Civisport, dovrà riposare la capolista Super Santos, poi la settimana dopo riposa Civisport. Quindi per quanto riguarda questo campionato noi abbiamo i gol del, se non erro, dell'Icusati, Atletico San Marco, che è andato a giocare ad Acciaroli. Li vediamo insieme anche grazie a Giocchino Cavaliere. E Torre contro Petillo Vittorio. Tutto pronto per il calcio di rigore che lo batte Vincenzo. E Torre contro Petillo Vittorio. Parato, Volpe Francesco, punizione per l'Icusate, batte Gianluca per Michele De Luca, Michele De Luca sulla sinistra per Raffaele Pepe, scende sul lato sinistro e la lascia, anzi no, la trattiene ancora lui per Vittorio Saturno, Raffaele Pepe, cross rasoterro per Vittorio, grande parata del portiere e arriva Vincenzo Torre e segna per l'1-0, sull'1-0 dell'Icusate. Ha segnato al 33esimo minuto del primo tempo. Nicolasse, dà la palla in mezzo a Ettore e segna raddoppio dell'Icusate con Ettore, scambio con Nicolasse sulla sinistra al 39esimo minuto, raddoppia con doppietta di Vincenzo Ettore. Pertanto al 39esimo del primo tempo 2-0 per l'Icusate. Ancora Mario Mastronardo, palla a terra per Raffaele Pepe e segna il terzo gol. Raffaele Pepe porta 3 gol dell'Icusate al 32esimo minuto e 30 secondi. Allora, noi adesso rivediamo i gol, io vi vado un attimo ad analizzare quello che è il girone. Io voglio ricordare Gioacchino Cavaliere di L'Icusati nel mondo. Quindi un grazie come sempre per la mano che ci dà per questa trasmissione, dove avete visto la partita con la doppietta di Ettore e gol di Pepe. Ostars Lustra Capitello invece ha visto la terza vittoria
dello Stars Lustra, terzo pareggio dello Stars Lustra e quarto del Capitello. Arbitro della gara era Alfonso Senatore, hanno realizzato Fragano e Vaccario, una doppietta di Mauro per quanto riguarda il Capitello. Il Cendola invece vince 2-0 contro il Sant'Antuono. Fabio Mautone da sezione di Sapri era il direttore di gara. Ottava vittoria per il Cendola, sesta sconfitta per il Sant'Antuono. Ranavolo e La Monva hanno realizzato i gol del Cendola. Vince il Ceraso contro il Real San Nicola, quarta vittoria del Ceraso, terza sconfitta invece per il Real San Nicola. Pompeo Grabelli Lippo della sezione di Acropoli era il direttore di gara. Doppietta di Esposito, gol di Puglia e Mautone per il Ceraso, invece doppietta di Pepole e gol di Tomei per quanto riguarda il Real San Nicola. Vince anche il Caselle sul campo della Cilentana, che la Cilentana ottava sconfitta, per il Caselle ottava vittoria. Pompeo Grabelli Lippo, il direttore di gara della sezione di Acropoli, si è diretto due partite, una sull'altra tra sabato e domenica. Dergo ha realizzato per la Cilentana, invece Lettieri, Sasso e doppietta di Menta per quanto riguarda il Caselle in Pitteri. La partitissima era Super Santos Civisport, che ha visto la decima vittoria della Super Santos contro la seconda sconfitta del Civisport. Domenico Tropiano della sezione di Sala Consilina era il direttore di gara. Gervasio e Palmieri hanno realizzato i gol per quanto concerne questa partita. Terza vittoria, tre vittorie interne, due vittorie esterne e un pareggio. Questi sono i numeri di questo campionato. Adesso un intervento veloce di Mimì Romanelli. Ma era la partitissima Super Santos contro il Civisport, la spuntata il Super Santos, certamente poi si è portato di nuovo in testa alla classifica, ma sta venendo sotto anche il Cendola, che si trova a 4 punti dalla capolista, anche il Caselle che si trova a 5 punti. Anche qua è un campionato molto avvincente, fino all'ultima giornata non sappiamo ancora, non possiamo fare pronostici, ma fino all'ultima giornata è tutto in bilico comunque. Presidente, qua ci sono le squadre del nostro territorio, la Cilentana è la squadra più vicina, che ha grosse difficoltà. Ecco, diciamo che il mio cuore va per la Cilentana, perché c'è il gruppo che ci ha permesso a noi di vincere il campionato di terza categoria nei playoff, è quello che, con i quali abbiamo iniziato questa avventura del Cellarum. Però sono contento se il Super Santos quest'anno vince il campionato, perché sono anni che ci sta provando. E mi auguro vivamente per il Super Santos che quest'anno sia la volta buona. E invece mister, Acciaroli che è in grosse difficoltà, Ostas Lustra conosce bene sicuramente, è una squadra che è in ripresa da dicembre, e Sant'Antuono che alterna momenti belli e momenti meno belli, meno entusiasmi, ma invece Civisport che rappresenta un felice ricordo, che si sta giocando il campionato come ogni anno. Beh, l'Acciaroli è una squadra satellite della squadra di prima categoria, non credo che puntino a un risultato come quello dei playoff. Le altre invece dovranno organizzarsi bene per questa parte finale del campionato. Per quanto riguarda invece il Civisport, sì, come dicevi te, ci fa raffiorare in mente quel 120esimo, che poi prima non l'ho detto, ma il gol al 120esimo lo segna io, quindi rimane veramente un ricordo bellissimo, come una categoria come quella della terza categoria può far rimanere dei ricordi indelebili, e quindi faccio un grosso in bocca al lupo al Civisport per quest'anno, e spero che non si ripeta quello che è accaduto anche l'anno scorso. Sì, ha perso i playoff. Quindi sembra in casa, proprio sembra di vivere un incubo, credo, là in quella squadra. E quindi quest'anno gli faccio un grosso in bocca al lupo, proprio anche se deve capitare quella finale playoff, che la vincano quest'anno, e anche perché se lo meritano, è un bel gruppo. Bene, allora noi adesso non guardiamo grafiche, non guardiamo niente, andiamo subito a vedere il servizio col punto di Cristian Vitale sul campionato di promozione, e poi vediamo il servizio sulla gara della compagine del Virtus Cilento.
Nel weekend appena passato si è giocato nel gruppo D di promozione campano il turno numero 23, il sesto del girone di ritorno. Negli anticipi del sabato, sconfitta a sorpresa della lanciatissima Calpazio, che cade di misura sul campo della Sarnese. I soliti Santucci e Marocco non bastano alla squadra di Mister Marino, che scivola sotto i colpi di Guzzo e Guadagno, doppietta. A guanti capaccesi, il Salerno Baronissi, che supera per 3-0 l'ostacolo sanseverinese. Soppino e Magino due volte regalano 3 punti alla formazione del tecnico calabrese, che si riprende il secondo posto in classifica. Vittoria importante anche per il Giffonese Casali, che, grazie a Marmolo e Picariello, supera all'inglese la Rocchese, con una marcatura per tempo. Blitz nel finale invece del San Vito Positano sul Real Palomonte e Marino nell'Extra Time a sancire il successo di misura per i costieri. Più ricca di marcature la sfida da Giffone Settembrale San Mango, con 4 marcature arrivate tutte nella seconda frazione di gioco. Nel 3-1 in favore del Temeraria, Botta, Scudero e Sorrentino vanificano il sigillo locale di San Drigo. Nelle sfide domenicali, ampia vittoria per la Virtus Cilento, che regola per 7-2 lo Sporting Pontecagnano. Sono gli ospiti però a passare in vantaggio con Di Giacomo al secondo minuto di gioco, prima della sfuriata virtussina. Esposito, Senè, Mastro Giovanni e 4 reti siglate da Fedeli Maiese, doppietta per Emanuele e per Domenico, vanificano la rete finale di Dorilia. Il San Marzano batte 4-1 il centro storico Salerno, con tripletta di Acanfora e rete di Cuomo per il San Marzano. L'Ereon, infine, perde per 3 contro il Coperchia. Frasca, Adduono e Memoli condannano la sconfitta i capaccesi. Ecco, io devo ringraziare per le immagini della compagine Virtus Cilento i colleghi di Guendalina TV. Un grazie particolare, come sempre, per le immagini. E vediamo il servizio proprio che ha realizzato Guendalina TV sulla partita del Virtus Cilento. Dopo l'importante pareggio del Mario Vecchio di Capaccio Pestum contro la Calpazio, la Virtus Cilento schianta lo Sporting Pontecagnano all'Ardisani di Casalvelino. 7-2 il punteggio finale, che non lascia scampo a tante analisi. La partita inizia però in salita per la Virtus, che dopo 1 minuto e mezzo si trova sotto di un gol con Di Giacomo, che infila all'incrocio dei pali un gran sinistro dall'interno dell'area di rigore. Sotto di un gol i padroni di casa rispondono subito alla ricerca del pareggio, che arriva al 24esimo con Esposito dopo una serie di occasioni mancate nei primi 10 minuti, sempre con Esposito e con Maiese su punizione. Trovati il pareggio arrivano un 1-2 terribile per lo Sporting, che capitola al 26esimo per mano di Domenico Maiese, e successivamente alla mezz'ora con Senè, che supera con uno splendido pallonetto Mazza per il 3-1 in appena 4 minuti dal pareggio. Sferrato il duro colpo agli avversari, la Virtus crea palle gol in successione. Maiese Manuel va vicino al poker al 35esimo, ma sono solo le prove generali per la rete, che arriva a 3 minuti dal duplice fischio. La ripresa parte con una girandola di Campi da parte di Mister Erra, che butta dentro ben 4 uomini già dal primo minuto. Non cambia però la sostanza, perché arrivano i gol di Maiese Domenico e Maiese Manuel, rispettivamente al 9° e all'11° della ripresa. 2 minuti più tardi anche il 7-1 su calcio di rigore di Mastro Giovanni, che spiazza Mazza. I nuovi entrati dello Sporting cercano gloria, il più attivo è soprattutto Dorilia, che al 18esimo della ripresa batte Tesoriere per il definitivo 7-2 che chiude la sfida. Per la Virtus da segnalare anche l'esordio in un campionato della classe 2004, Mattia Carleo. Il loro vantaggio è stato sicuramente una nostra disattenzione, perché abbiamo preso gol su una rimessa laterale, quindi a debita schierata, con dei meccanismi abbastanza collaudati. E abbiamo sbagliato proprio le chiusure e le marcature su quella palla passiva, quindi ci siamo trovati sotto dopo 3 minuti. Siamo stati bravi a continuare come se nulla fosse accaduto, e quindi piano piano abbiamo preso le giuste misure e la partita è venuta da sola in un crescendo di prestazioni e di occasioni. Ancora ci sono 24 punti in gioco. Ne abbiamo 8 di vantaggio, significa che ancora sono 16 da conquistare. E quindi fino a quando non avremo questi 16 punti, rimane tutto invariato e tutto come era prima.
Il nostro progetto è proprio questo, partire dalla base e valorizzare i giovani del territorio. Non a caso la Juniores si allena insieme alla prima squadra, a volte anche con sacrifici, perché diamo più campo a loro che a noi, però io ho voluto fortemente questa osmosi di lavoro, perché mi consente non solo di avere sempre a disposizione una Juniors anche per eventuali amiche, ma soprattutto per conoscere bene i ragazzi, vederli personalmente e quindi avere l'opportunità di valutarli e valorizzarli anche con esordio o prestazioni a prima squadra. Carlè è uno di questi ragazzi, nel 2004, che sicuramente farà bene, ma ci sono anche altri ragazzi della Juniors che entro la fine dell'anno sicuramente esordiranno con la prima squadra. Ecco, siamo d'accordissimo con mister Castiello, lo conosciamo benissimo, sappiamo come lavora, ma soprattutto si vede anche dai numeri della compagine Juniores del Virtus Cilento e dei risultati che ha fatto nell'ultimo periodo, una squadra che è cresciuta enormemente. Noi ultimamente non stiamo trattando il settore giovanile perché i riscontri a livello di ascolti sono stati negativi, quindi abbiamo messo da parte quello che era il riscontro negativo sul settore giovanile e abbiamo dato più spazio alle squadre delle varie categorie. C'è stato un grande ritorno anche in questo. Però volevo un velocissimo intervento sul campionato della Virtus Cilento e l'importanza della squadra in questo territorio, specialmente nel territorio di Mister. Iniziamo con Mimì Romanelli. Diciamo che la Virtus Cilento, la società ha messo su una squadra degna di rispetto e non a caso se la troviamo prima in classifica con 8 punti di vantaggio, come diceva il mister Castiello. Francamente questo per il territorio è un orgoglio, è l'unica, se non erro, è l'unica squadra del Cilento, diciamo del nostro territorio, no? E la troviamo in prima in classifica e questo il mister Castiello diceva che ancora a lui gli mancano 16 punti per avere la certezza matematica di aver vinto il campionato, ma ormai diciamo che sta viaggiando alla grande, non avrà problemi a vincere questo campionato. Non voglio essere un po' per scaramanzia, forse sicuramente, però non ho dubbi su questo. Presidente. La Virtus Cilento è un'armata, ha grandissimi giocatori, quindi credo che non avrà problemi ad arrivare a fine campionato con la vittoria finale. Finale. Sì, noi poi siamo affiliati con la Virtus Cilento, quest'anno diciamo che è stata una prova generale, poi dal prossimo anno vediamo un attimino di mettere delle basi diverse anche con loro. Mister, le parole di Castiello. Se posso andare un attimo fuori scaletta, perché prima ho smesso di nominare. No, ma ti faccio fare i saluti finali, guarda. Aspetta. Quindi non vorrei. Aspetta, che ti faccio fare perfetto, i saluti finali. Quindi dopo questa sera poi saranno. No, ti faccio fare i saluti finali. Mister Castiello lo conosco molto, molto bene. Adesso sì, ci avvicendiamo sul campo, lui lascia il campo d'allenamento, noi arriviamo, ma è stato anche il mio mister per 2 anni, quindi conosco molto bene la sua mentalità, è una persona che lavora sodo sul gruppo, porta avanti una sua idea di gioco e quest'anno, a differenza degli altri anni che si occupava anche di società, quest'anno ha separato questo lavoro, ha una società alle spalle che... può fare, credo, se continuerà anche per quanto riguarda l'anno prossimo questo modo di fare, anzi se lo migliorerà potrà, perché io mi proietto già l'anno prossimo, loro secondo me già sono in eccellenza e possono già programmare il campionato per l'anno prossimo secondo me. Allora adesso restiamo sul mister, andiamo ai saluti finali perché abbiamo finito, abbiamo fatto un tour de force nella fase finale. Perfetto, saluto il presidente Marco Cammarota, che lo ringrazio,
che mi ha permesso di guidare questo gruppo. E quindi ringrazio il presidente per tutta la società. Poi voglio nominare invece il capitano Federico Di Marco, un ottimo giocatore e soprattutto un ottimo amico, e nomino il capitano per tutta la rosa. Grazie, grazie della partecipazione, è una trasferta, grazie. In più, ecco. Presidente, io ringrazio voi per avermi dato la possibilità di stare qua questa sera e voglio ringraziare i miei ragazzi e soprattutto il mister che ci sta dando tanto e spero che ci darà ancora tanto. Bene, Mimino Manelli, saluti finali. Io saluto un mio caro amico di Celle Pulcherie che è Antonio Merola, sta passando un periodo difficile, però se lui ha la volontà, tutta la forza, quella di andare, forza di andare avanti sempre, perché lo vedo molto sorridente, sempre sul campo, esatto, è sempre sul campo, è sempre presente, ecco, vi faccio un in bocca al lupo ad Antonio. Allora, io voglio salutare Franco Laterza, perché Franco Laterza doveva essere con noi, ha avuto problemi di salute, gli sono vicino, sta attraversando un momento negativo a livello di salute, una bronchite non si augura a nessuno, quindi speriamo di averlo già la settimana prossima con noi, pronta guarigione. Invece un grazie va a Fabio Cortiglia della Folgore Acquavella, un grazie veramente perché è davvero una trasferta arrivare qui da noi, grazie. Davide Marotta del Cellarum, Mimì Romanelli, che oramai è un punto importante e determinante di questa trasmissione, un grazie a Giochino Cavaliere, Licusati Live nel Mondo, Remo Fedullo, Cristian Vitale, Gerardo Miglino, un grazie agli amici di Guendalina TV, i giornalisti che sono bravissimi, un grazie a Carmine Pecorelli, a Mimmo Valente che ci ha dato una mano per la telecronaca della partita, grazie a Gerardo Lobosco. Ricordatevi che la partita Sassano Atletico Eboli andrà in onda, girate ogni tanto sul 678 che è 105 News, l'altra gemellata di 105 TV. E vi seguite una grandissima partita, perché quella partita è una partita davvero avvincente, con due squadre che hanno giocato a viso aperto dal primo all'ultimo minuto e solamente la bravura dell'Atletico Eboli nel finale ha permesso la vittoria ai ragazzi di Mister Mastrangelo. Un grazie a Lorenzo Picarelli che come solito è impeccabile nel darci una mano e a noi ci rivediamo la settimana prossima con la puntata numero 457. Grazie.